Da spiegare sì, perché molti ancora pensano, soprattutto giornalisti, io faccio parte di questa, diciamo, onesta ma infausta categoria, quindi posso parlare a pieno titolo. I giornalisti ancora guardano questi ragazzi come i giurati del Festival del Cinema. Questi sono i ragazzi della Nuova Italia, vengono qui per crearsi una struttura mentale, anche di desideri, di conoscenze, di amicizie, di legami. Sono nuovi italiani, non sono i giurati del festival. Anche questa crescita a dismisura serve a dire che qui è come una formazione permanente, come una scuola di vita, senza pretese pompose, eh? Lo dico perché è vero, e queste esperienze si mescolano, si intrecciano, proseguono, quindi è una nuova leva che si sta formando di gente che sorride, che ci crede, che si diverte, in un'Italia che soffre, che piange, che inveisce e che guarda tutto nero o grigio. Ora queste due Italie si devono sposare, anche chi vuole fare il cambiamento dell'Italia fuori da qui deve sapere che deve adottare lo sguardo di questi bambini, perché è sempre stato così, se non adotti lo sguardo di un bambino non sarai mai nuovo, sarai sempre vecchio. E più urli, strilli, inveisci, ti accanisci, te la prendi con la sorte infausta, con la natura violata, con tutte le disgrazie del mondo, e più ti distacchi dallo sguardo di un bambino che è quello che ti fa vedere il futuro.